Per la quarta giornata del campionato di eccellenza si affrontano al comunale di San Ferdinando di Puglia l'Ortanova in completo bianco-azzurro e la Vigor Trani ancora ferma al palo senza putti. Direzione di gara affidata al signor Camporeale della sezione arbitrale di Molfetta, della sezione di Bari l'assistente calabrese, di Barletta invece il signor Diella. Con le immagini andiamo alla sintesi della gara. Subito il primo squillo è per la formazione di casa che ci prova con questo calcio di punizione di Consolazio, poi ci prova ancora la formazione di mister Bonetti e questo pallone messo in mezzo si salva la retroguardia della formazione ospite. Calcio di punizione ci prova Caselli, palla sul fondo, poi questo calcio di rigore al 18° minuto, dal dischetto si presenta Consolazio che sbaglia, cicca il pallone, la palla si spegne sul palo, poi ancora questo calcio di punizione, esce Tanzi e fa sua la sfera, ci prova ancora l'Ortanova con la conclusione di Torraco, con la deviazione di Tanzi in calcio d'angolo, ancora Ortanova con questo cross in mezzo, il colpo di testa di La Macchia si spegne alto sulla traversa. Prima occasione della partita anche per gli ospiti con l'inserimento di Massari che approfitta di un errore della retroguardia ortese e la palla si spegne di poco a lato, sfiora il gol di vantaggio a sorpresa la formazione ospite, finisce il primo tempo senza reti. La ripresa si apre con questo pallone di Lanzone che prova a fare tutto da solo, salta l'avversario, mette questo pallone in mezzo, anticipato Cormio e poi si salva la retroguardia della Vigor Trani, ancora Ortanova con Camporeale che mette questo pallone dall'altra parte, la deviazione da parte di Cannone, si salva la retroguardia del Trani ancora con Camporeale, pallone alto sulla traversa, ci provano gli ospiti con questo calcio di punizione, il colpo di testa di Anelli, il pallone sul fondo, poi ancora un'occasione per l'Ortanova che prova a rendersi ancora pericoloso con questa conclusione di Camporeale, pallone sul fondo, il pallone in mezzo, il colpo di testa, palla alta di poco, ancora Ortanova nella parte finale della partita con Camporeale servito dalla rovesciata di Consolazio, pallone deviato dalla formazione ospite, ci prova ancora Lanzone, arriva poi il 75° minuto, questo pallone messo in mezzo, recupera palla al limite dell'aria Davide La Macchia che con il sinistro libera la conclusione, porta avanti la formazione ortese che dopo tante occasioni trova il gol del vantaggio, vediamo qui la bellissima conclusione. Ancora la formazione di casa con la deviazione di Tanzi che salva la porta della formazione della Vigor Trani, poi arriva all'89° minuto il gol del 2-0 siglato da Consolazio con il colpo di testa d'anticipo su Tanzi, ci provano ancora gli ospiti, pallone alto sulla traversa, minuti di recupero con l'Ortanova ancora in avanti, qui si salva ancora Tanzi sulla ribattuta, Consolazio non riesce a trovare la doppietta, la trova però più tardi con La Macchia che lo serve e arriva il gol del 3-0 in pieno recupero al 91° e ancora Consolazio che sigla il gol del 3-0, ancora Ortanova con Dascoli che si beve tutta la difesa della Vigor Trani, porta il risultato sul 4-0, il gol di Dascoli proprio al 95° allo scadere della partita, rivediamo qui la giocata da parte dell'esterno della formazione biancoazzurra, finisce così la partita con il risultato di 4-0. Ortanova nel prossimo turno giocherà ancora una volta in casa contro il Bisceglie, per il Trani invece ci sarà la sfida con il Corato.